Ciao ragazzi, sono Caro De Lucis e oggi finalmente vi mostro in dettaglio la mia GT86. Venite! Come vi avevo accennato nel primo video, ho acquistato l'auto un paio di mesi fa dal precedente proprietario, che l'ha già modificata esternamente e meccanicamente. Ma restate fino alla fine del video perché parleremo delle modifiche che io voglio fare e che probabilmente faremo nel futuro non troppo distante. Iniziamo subito con gli esterni allora e vediamo subito la prima modifica, la più importante, il colore. Toyota infatti offre un bianco, ma questo è un bianco ghiaccio che il primo proprietario ha scelto e per il quale lo ringrazio. È veramente veramente un gran bel colore. Un colore che non si vede sulle auto da strada, un colore molto da macchina da rally. Mi ricorda per certi versi anche l'Alaskan Diamond White che McLaren offre tramite il programma MSO. È veramente un colore molto particolare e fa risaltare la macchina veramente moltissimo. Bianco che si sposa anche perfettamente con il colore dei cerchi, che sono dei Japan Racing Wheel JR11 bianchi veramente molto belli, anche se purtroppo è facilissimo rigarli contro i marciapiedi, sporgono molto e non è semplice. A proposito dei cerchi e gomme, la prima modifica che ho fatto è stata cambiare le gomme. Montava ancora le gomme originali, io invece ho optato per dei Dunlop Sportmax RT2 acquistati attraverso il sito Euro Import Pneumatici. Sì, lo sponsor di Marchettino. Euro Import Pneumatici, ci senti? Ce lo fai uno sconticino anche a noi? Continuiamo il giro delle modifiche esterne e siamo a posteriore e soprattutto ai fanali. Il precedente proprietario ha scelto questi fanali posteriori. Non sappiamo di che marca siano, ma stanno molto molto bene. Si vedono benissimo, di notte sono spettacolari e quindi va benissimo così. Qua sotto vediamo anche i tip dello scarico, che non so se la videocamera riesce a recuperare con questo sole. Eccoli lì. Non sono molto grandi e probabilmente nel futuro cambieremo il sistema di scarico, ma questo sarà per un altro video. Finiamo il giro delle modifiche esterne e vediamo ancora questi pezzi wrappati in carbonio. Nulla di che, ma stanno veramente molto bene. Soprattutto questo qua nel muso. Danno molto contrasto e rendono la macchina molto più aggressiva di quanto non sarebbe normalmente. Parliamo ora velocemente delle modifiche meccaniche. Fatemi aprire il cofano motore. Latch che si trova in questa posizione qua. Vediamo se riesco a trovare catch subito. Sì, allora eccolo qua, il piccolo 2000 boxer, tutta la sua bellezza. Modifiche, allora vedete subito quelle molto belle barre duomi Cusco che aumentano la rigidità del telaio, poi l'immancabile filtro dell'aria a pannello BMC, ma per l'aspirazione abbiamo qualche progetto più avanti. La centralina, che non potete vedere, ma è stata modificata e ne parleremo in un prossimo video. E laggiù al fondo potete indovinare i collettori di scarico. Infatti tutta la linea di scarico è stata modificata, ma anche dello scarico ne parleremo nel prossimo video con sgasate e vi spiegherò bene nel dettaglio di cosa si tratta. Parliamo ora brevemente degli interni, che su questa macchina sono ancora abbastanza di serie. La macchina è uscita dalla fabbrica con gli interni in tessuto, fatemi salire. Gli interni della GT86 sono decisamente comodi. I sedili sono tengono molto bene nelle curve, ma sono anche comodi per i viaggi. Lo spazio ce n'è, diventa solo molto caldo l'interno. Facciamo un cheeky startup, piede sulla frizione. E si accende. Piccolo rabbettino. Ma appunto, come vi dicevo, lo scarico
sarà l'oggetto del prossimo video. Lo sentirete per bene in tutte le sue possibilità. Vi mostrerò anche il funzionamento della mappa, che è modificabile, ma appunto restate sintonizzati sul canale perché il prossimo video non volete perderlo. Modifiche future, parliamone. Dunque, meccanicamente abbiamo già l'assetto, uno stupendo KW regolabile che installeremo sicuramente nei prossimi mesi. Altre cose, finire i lavori che sono già stati iniziati e che sono da terminare, magari cambiare il terminale dello scarico per poter avere dei tip un po' più aggressivi e, chi lo sa, mai dire mai, nel futuro questa macchina potrebbe anche diventare turbo. Ma questi sono progetti molto più a lungo termine, vedremo. Esteticamente invece vogliamo sicuramente fare qualcosa a livello di livrea, magari un wrap, sicuramente una qualche personalizzazione per renderla più nostra, ovviamente. In termini di pezzi invece proprio vorremmo inserire del carbonio, magari nel muso, rifare il paraurti anteriore mettendo qualcosa di un po' più aggressivo, magari mettere un alettone al posteriore. Insomma, questo genere di cose, tipiche cose che vanno fatte su una GT86, questa è già molto bella, ma fidatevi, lo sarà ancora di più. Voglio vedere però i vostri commenti, le vostre idee, quindi lasciatemi una due righe qua sotto nella apposita zona dei commenti e ditemi cosa secondo voi manca sulla mia GT86. Io vi ringrazio per essere stati con me in questo video e ci vediamo nel prossimo. State bene, ragazzi!